Ritorna la Serie A, siamo tutti contenti, tutti felici, finalmente ragazzi spolliciate, sfondate il tasto del like per la Serie A, però per noi tifosi del Milan andare a guardare la prima formazione nella prima giornata di campionato e già vedere un'emergenza totale, fidatevi che fa male all'organismo, al cuore, all'anima, a tutto quanto, perché noi giocheremo la nostra prima giornata di campionato in completa emergenza con dei calciatori che dovrebbero essere ceduti, che stanno ancora nel Milan, non si sa perché. E quindi scusatemi, ma se mi sto cagando addosso per questa prima giornata, sì, perché io volevo vedere il mio Milan, il Milan che abbiamo preparato per tutta l'estate con dei colpi intelligenti. Non ci sarà neanche un nuovo acquisto e quindi la situazione è veramente drammatica per domani, anche perché ho visto la formazione dell'Udinese e mi fa abbastanza paura. Quindi cominciamo prima ad andare a guardare la formazione degli avversari. Lascia il like se speri che domani comunque succeda qualcosa, perché bisogna anche in questi momenti superare gli ostacoli. Già la prima giornata Giampaolo ne avrà tantissimi di ostacoli e già sono tutti lì con il fucile puntato a sparare al povero piccolo Giampaolo se non dovesse portare a casa i 3 punti. E con questa formazione la vedo veramente molto dura, ma la speranza è l'ultima a morire e noi saremo lì accanto a te, grande Milan, e ti faremo sempre per te. Ma andiamo a vedere la formazione dell'Udinese con Musso in porta, c'è questo Becao che non conosco, non ho mai visto, Trost e Kong e Samir completeranno la difesa a 3 perché loro giocano con un 3-5-2 che sarà veramente rompimento di palle. I 3 centrocampisti saranno Fofana, Iaialo e Mandragora in cabina di regia, i 2 esterni saranno Larsen e Pussetto che è quasi un attaccante aggiunto, poi ci sarà De Paul che è giocatore di grande classe che non si sa ancora perché giochi nell'Udinese, giusto per infilarcelo a noi e poi magari lo vanno a vendere anche nelle ultime giornate di mercato, perché la vedo dura che De Paul resti all'Udinese per tutta la stagione. E poi c'è in attacco Lasagna che diciamo ci rimane sempre un po' qui, Lasagna la domenica è un po' difficile da digerire e quindi speriamo comunque che vada bene. Adesso andiamo a vedere la formazione del Milan e vi dico già da subito ragazzi che vi preoccuperete, perché come mi preoccupo io ragazzi, siamo in emergenza, c'è gente fuori ruolo, gente che non si capisce perché sta giocando ed è veramente un casino. In porta confermato Gigio Donnarumma. La difesa abbiamo Calabria a destra, Musacchio, Romagnoli e poi di nuovo Dazon Rodriguez. Perché un Dazon Rodriguez è per sempre, non ve ne libererete mai. Sembra in certo modo che lui vada un po' nelle retrovie perché compri un terzino del Real Madrid che è il migliore nelle amichevole estive, segna un gollazzo contro il Novara, fa una grande prima amichevole e poi dopo mezz'ora si rompe e ritorna di nuovo Dazon Rodriguez. Perché Dazon Rodriguez è così, quando pensi di essere liberato, pom, lui rispunta. Però non è l'unico che rispunta, perché ragazzi, come mezzala alla prima giornata di campionato noi dobbiamo giocare con Borini, sì, sì, Borini, Borini, il vostro idolo Borini che ormai ha superato ogni possibilità di essere amato dai tifosi del Milan. C'erano delle graduatorie con le amichevoli estive, le grandi prestazioni, perché Borini ha giocato bene nelle amichevoli estive, è inutile negarlo, ha superato nel gradimento dei tifosi rossoneri Kakà, Shevchenko e Van Basten e si è portato al primo posto dei giocatori più amati nel Milan, perché Borini è amato, è inutile. Io più guardo in giro, più vedo ogni volta che critico Borini, sì ma Borini si impegna, sì ma Borini, ma Borini è un cesso e quindi basta. Alla prima giornata di campionato ancora con Borini in mezzala, scusatemi ma per me è troppo. Poi magari sarà il migliore in campo, me lo auguro, perché nell'amichevole estive ha giocato bene, ripeto non voglio essere ipocrita, però è Borini, è Borini mezzala alla prima di campionato, scusatemi se mi viene da cavarmi gli occhi da solo. In cabina di regia si è rotto Biglia, che non dovrebbe essere una cosa grave, è comunque un affaticamento che già aveva nelle amichevoli estive, quello è un altro problema, perché è stato il migliore nelle amichevoli estive Biglia, poteva essere quello che comunque dava quella cosa in più al Milan, visto che era già entrato in forma campionato, niente, si è rotto, e quindi ci sarà Çalhanoğlu, quindi esperimento alla prima giornata di campionato, gente fuori ruolo come Borini alla prima giornata di campionato, e non siamo ancora a niente, Çalhanoğlu fuori ruolo, esperimento, non ha mai giocato da regista titolare tutta una partita, nelle amichevoli estive comunque l'ha provato, già avevo detto che comunque mi era piaciuto un po', però Bennacer ha giocato la Coppa d'Africa e quindi non giocherà, quindi anche qui sono molto preoccupato. L'altra mezzala sarà Paquetá, trequartista confermato Suso, in attacco pum 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 Piontek, accanto a lui ovviamente uno direbbe Rafael Leão, no, giocherà ancora una volta Castillejo, dopo aver fatto cagare per tutte le amichevoli estive, ce lo ritroveremo anche nella prima di campionato quando io sono mesi che sto dicendo Castillejo, vi prego,
vendetelo al primo acquirente. E niente, Castillejo è rimasto al Milan, non vuole andarsene dal Milan e giocherà a titolare anche la prima partita, speriamo. Castillejo comunque l'anno scorso, se c'è stata una partita in cui mi è piaciuto veramente tanto, è stato proprio in Udinese-Milan, che entrò nel secondo tempo e fece bene. Quindi magari speriamo. Vi ricordate l'ultimo Udinese-Milan con il letto rotto? Speriamo di rompere il letto per la gioia e non per le bestemmie, perché la prima giornata di campionato è sacra e io voglio godermela, voglio essere contento per il ritorno del campionato. E leggendo questa formazione sono un po' meno contento, quindi non ci credo a vedere Borini titolare come mezzala alla prima giornata. Non ci credo a vedere un Milan in emergenza già alla prima giornata. Vi ho detto che il Milan si è mosso in ritardo sul mercato, dovevamo essere un po' più veloci perché il campionato inizia, e anche se il mercato è troppo lungo non me ne frega niente, perché la prima giornata sono già punti fondamentali. Noi no, stiamo ancora lì ad aspettare Correa e a vedere titolare Castillejo. Quindi io in questo momento non voglio dire nulla, voglio essere positivo, voglio sperare che domani vediamo un buon Milan e che Dio ce la mandi buona. Mi interessano soltanto i 3 punti, gioco o non gioco domani voglio i 3 punti, e speriamo di non doverci prendere le percurate, perché è tutta l'estate che stanno aspettando di massacrarci su Giampaolo. Ragazzi, voi lo sapete, io lo so, lo sappiamo tutti quanti. Speriamo che domani non gli diamo quell'assist, perché non è neanche colpa di Giampaolo se deve schierare una formazione così di merda, perché gli acquisti sono arrivati troppo tardi, perché quello si rompe, perché quello non lo comprano, perché quello non lo vendono, e siamo qui, ripeto, con Borini mezzala alla prima giornata di campionato. Sempre forza Milan, lascia il like se te lo sei dimenticato, scarica, vieni a seguire su Instagram, @fred, e mi raccomando, aziona la campanella per essere sempre aggiornato sui nuovi video, e domani vediamo cosa accade, vediamo. Sono perplesso, ecco, perplesso.